Consorzi di bonifica, importanti enti di tutela del territorio sotto il punto di vista idraulico, però da anni al centro di polemiche e anche di ricorsi. Adesso arriva una sentenza della Commissione Tributaria Regionale importante che forse segna una svolta rispetto alla storia precedente. Siamo con il presidente del Consorzio di Bonifica dell'Auser Bientina, siamo a Orentano, davanti a un'opera importante, l'idrovore appunto di Orentano. Presidente, questa sentenza intanto da chi è stata emessa e nei confronti di chi? Sì, è stata emessa dalla commissione regionale, come diceva lei, di secondo grado appunto, e nei confronti dei cittadini, in particolare di Orentano, che avevano fatto ricorso rispetto a una bolletta emessa nel 2000, il contributo di bonifica emesso nel 2000. In sostanza, appunto, diversi punti che lei giudica importanti. Il primo è quello dell'onere della prova. In sostanza non spetta più al consorzio dimostrare che la propria attività porta dei benefici ai consorziati, ma a chi spetta? Certo, la sentenza credo non esagerare definirla che ha un valore storico, in quanto alcuni punti sono riportati nella sentenza, credo risolvono definitivamente, io spero, un contenzioso che ormai dura da troppo tempo. L'onere della prova nella sentenza è scritto in modo chiaro, esplicito, l'onere della prova aspetta al ricorrente, cioè non tocca più al consorzio dimostrare che la sua attività produce un beneficio all'immobile, ma nel momento in cui il consorzio ha approvato il piano di classifica, ha approvato il perimetro nel quale lui svolge l'opera, la sua attività di manutenzione e di prevenzione, l'onere della prova è invertito, come si dice, cioè tocca al ricorrente dimostrare che il suo immobile non riceve beneficio dall'attività di consorzio. Quindi di per sé basta che il consorzio abbia approvato il piano di classifica perché questo sia sufficiente per dire che in quell'area c'è un beneficio. Ecco, lei cita il piano di classifica, che strumento è? Da chi deve essere approvato? Il piano di classifica è lo strumento principale con cui il consorzio, come dire, individua i territori nel quale fare attività di bonifica, individua il beneficio che appunto su quei territori che deriva dall'attività di bonifica su quei territori e viene approvato dalle province competenti. Però qualcuno può dire un territorio come questo, chi abita in basso, chi abita in alto ha benefici diversi, si tiene conto della diversa posizione degli immobili? Sicuramente, proprio l'ultima modifica del piano di classifica che risale a luglio dell'anno scorso, ha introdotto proprio ulteriormente dei criteri che tengono ancora più conto, diciamo, sono più esatti rispetto al singolo immobile, in quanto accentua la differenziazione del beneficio rispetto a chi sta nelle zone basse nei confronti di chi sta nelle zone più in alto, quindi tradotto chi sta nelle zone alte paga meno e chi sta nelle zone più basse paga di più. Consorzio di bonifica, un termine che forse può trarre l'inganno, anche in questo senso la sentenza sembra essere chiara, per bonifica si intende in senso lato tutta la tutela di un territorio. Certo, la sentenza anche da questo punto di vista è molto esauriente, cioè non solo i consorzi di bonifica fanno la bonifica, che in queste aree è evidente, abbiamo dietro di noi un impianto idrovoro che ha proprio la funzione di tenere asciutta tutta una vasta area di questo territorio, quindi non solo si fa bonifica, ma dice la sentenza anche difesa idraulica, cioè io uso un termine più generale, difesa del suolo, cioè tutte quelle attività che consentono a chi sta in alto come a chi sta in basso di vivere in sicurezza rispetto all'acqua, quindi rispetto alle eventuali esondazioni, rispetto alle frane, rispetto a tutti quei problemi che si possono verificare dall'incuria del territorio, in particolare dell'acqua. Questo credo sia un riconoscimento importante perché di fatto i consorzi garantiscono anche a chi sta nelle colline la sicurezza dei suoli, dei pendii, dei versanti, e la sentenza dice anche un'altra cosa che ritengo altrettanto importante, dice anche coloro i quali usufruiscono di fognature, l'allontanamento delle acque che nella prima fase avviene dal gestore del servizio idrointegrato, nella seconda fase queste acque finiscono nei canali di bonifica che se non fossero mantenute dai consorzi non defluirebbero e quindi i cittadini avrebbero delle conseguenze nei loro casi abbastanza rilevanti. Si dice anche che il contributo è legittimo in quanto il consorzio è un ente pubblico di autogoverno del territorio, di cui appunto il contributo trae la propria legittimità. Certo, questo è l'altro elemento di novità della sentenza che appunto dice nel momento in cui il consorzio è un ente pubblico emette questo tributo, questo di per sé garantisce la legittimità del tributo stesso. Quindi questi quattro elementi, quindi l'inversione dell'onere della prova, cioè nel momento in cui è stato approvato il piano di classifica che individua le aree a rischio, l'onere della prova viene spostato dal consorzio al cittadino ricorrente, e questi altri elementi che si diceva adesso, la pubblicità del tributo di bonifica, il principio che appunto non si fa solo bonifica ma anche difesa idraulica, credo che facciano di questa sentenza veramente una sentenza significativa da un livello regionale, credo.
Questi aspetti di legge, c'è però intercorso ultimamente anche un importante accordo all'interno della conferenza Stato-Regioni che sembra dare anche un indirizzo politico abbastanza chiaro e forse appunto la Commissione ha tenuto conto anche di questo accordo. Un primo dato è quello sulla definizione degli ambiti dei bacini, insomma devono seguire i corsi dei fiumi, i bacini idrografici? Certo, la sentenza Stato-Regione che appunto dell'anno scorso credo che rappresenti una svolta dal punto di vista sia politico che normativo, cioè lo Stato, il Governo in particolare, non lo Stato, il Governo ha approvato insieme alla conferenza delle Regioni, quindi il Governo e tutte le Regioni italiane hanno approvato un testo normativo sul